Resto qui, Giuni Russo. Ciao. Ciao. Cara Giuni, è vero, volevi venire ma non ti mandavano? Io ormai vivo nell'accettazione delle cose. Parola d'onore, mi sono detta, ma perché io la domenica dopo Sanremo non ero con Mara domenica in? Anch'io me lo sono chiesto. Accetto che nel mio karma c'è il fatto di andare poco in televisione. Non sono io, è proprio la vita che mi va così. Io ti devo dire che sono molto felice di vederti. Anch'io. Non ti vedevo da tanto tempo. A un certo punto le nostre vite si sono incontrate per un periodo. E poi non ci siamo più. Siamo state anche amiche. Poi, come succede spessissimo nel nostro ambiente, ci si perde. Sì, ci siamo cercate a Sanremo. Io ho saputo che tu mi cercavi. Sì. Io ti ho cercata fino a recuperare il tuo nuovo numero di telefono per dirti scusa, ma perché io non c'ero quella domenica? Non lo sappiamo. Lei mi diceva, ah, tu non sei voluta venire. Parola d'onore, ma io non vedevo l'ora. Comunque, Giuni, sono proprio contenta di vederti, sono contenta. E forse sia stato un bene che tu non sia stata la domenica dopo a Sanremo, perché abbiamo la possibilità, con più calma, in maniera più rilassata, di fare due chiacchiere. Questo lo credo anch'io. E di ascoltare la tua canzone, che a mio avviso è bellissima. Bellissima. Io non ho mai detto niente su questa canzone. È una canzone che non ho scritto per me. È stata scritta un po' di anni fa, dico poco. È stata scritta da tre donne, io, Maria Antonietta Sisini e la Magelli. È una poesia d'amore, basta, senza pretese. Con una parola altissima. Quando una donna canta «Morirò d'amore, morirò per te», questo è amore altissimo. Pensate che io la canti per un uomo, per una mamma, per un figlio, ma io la canto per l'amore alto che è questa parola. Morirò d'amore, morirò per te. In te. Grazie. Ascolta. Morire d'amore. Bello però. È la cosa più alta che un uomo o una donna può fare. Tu l'hai mai provata questa sensazione di d'amore così intensa, così? Sei stata così fortunata da incontrare nella tua vita questo tipo di amore? Io sì. Sono grandemente fortunata perché io l'ho incontrato, lo vivo questo amore. E loro lo possono provare tutte le volte che io canto questa canzone. Perché quando la verità esce da un artista, non c'è niente da fare, incontra il pubblico. È questo che la discografia dovrebbe imparare. Giuni, perché dopo un momento, un periodo, anni di grande successo, a un certo punto, tu quando eri davvero ai vertici delle classifiche, amata dal pubblico, poi a un certo punto tu hai fatto una scelta precisa, che è stata quella di fare un percorso diverso. Sì. Tu hai deciso di... Avevo bisogno di maturare, cioè mi si chiedevano continuamente delle canzonette che ho fatto con piacere, che rifarò, perché voglio dire, il divertimento nella musica, se manca, è la fine della musica. Qual è la canzone che più ti ha divertito? Un'estate al mare mi ha divertito molto. Chi non ha cantato un'estate al mare? Alghero, voglio andare ad Alghero. Chi? Vabbè, adesso mi tiro fuori. Mi tiro. E poi io chiedevo alla mia casa discografica. Vabbè, ma ditemelo. Cosa c'è? Sei nuda? C'ho tutti i bottoni sbottonanti. Vabbè, ma scusami. È per via di un'estate al mare. È un'estate al mare, capito? Ti sei messa in costume, Giuni. E poi? Sì.
E poi niente, ho iniziato. Io, vedete, non ho mariti, non ho figli. Ti mancano? Ho pazienza. Ti mancano? No, non mi mancano assolutamente per niente. Per favore, nessuno mi faccia la corte perché non ce n'è. Non sono libera. No, no, io sono libera. Sei e voglio, libera? Certo, essere libera. Io vivo per la musica, per cui io non ho avuto paura di non avere un soldo, di dare a mangiare al mio amante, ai miei figli, niente. Ho detto va bene, io piuttosto muoio di fame, ma desidero intraprendere la strada che mi sono prefissa fin da quando ero bambina. Cioè una ci sei riuscita. Ci sono riuscita. Giuni, perché Sanremo? Inizio adesso. Perché però. Sanremo? Perché avevo bisogno di riniziare con quelle cose che io sento con la mia maturità. Ecco, io penso che morirò d'amore, oppure quel brano che io avevo fatto poco prima di cantare la canzone. Ecco, io credo di esserci dentro e di essere nella verità di queste cose. Ecco, desidero portare avanti questa storia, altrimenti io non ho aderito a quello che mi sono prefissa. Insomma, io ho detto, io prima di morire devo tentare la carriera che mi sono prefissa. E lo devo fare, ecco. E io voglio, e tutti noi siamo con te, perché tu devi fare davvero tutto quello, sì, che ti va di fare. Io in maniera, guardate quanto è bella Giuni Russo qua, guardate Giuni Russo, morirò d'amore. Questa è la fotografia, ecco, del tuo... In questo disco ci sono quattro brani nuovi e il resto sono brani da concerto, così che la gente possa capire quello che io faccio oggi e che ho fatto da un po' di anni a questa parte. I concerti sono reali, niente è stato toccato. Cosa ti aspetti tu, in generale? In questo momento vivi un momento positivo, sei piena di lotta e di energia. Lotta e energia. Lotta ed energia, La lotta fa parte della vita. Certo, certo. Di se ognuno non ci fosse... di noi, poi ci sono dei momenti della vita dove... Uno lotta di più, sì, uno lotta di meno, ma lotta e energia va benissimo. Sì, lotta ed energia. Io devo riprendere, diciamo, in maniera dilatata o allargata i miei concerti. Questa è la mia vita, i miei concerti. Il più lavoro. Che i dischi, il lavoro. Perché c'è stato un momento, anzi più momenti, che volevo ritirarmi perché è dura andare avanti da sole, però poi mi sono sentita morire, ho detto io non posso vivere senza cantare, qui devo andare a Sanremo, voglio andare a Sanremo, ma mi ci vuole Polifemo. Chi è Polifemo? Sono andata in compagnia di Polifemo e quindi sono andata da Polifemo, che in questo caso è Franco Battiato, e gli ho chiesto: Franco, me l'arrangi questa canzone? A lui la canzone è piaciuta, me l'ha arrangiata insieme a Roberto Colombo, con il quale avevamo già impostato il brano. E lei è venuta fuori questa canzone. Sono andata a Sanremo con una forza e con l'aiuto di Dio mi hanno presa. E sono andata a Sanremo, ho avuto un settimo posto, ma perdonatemi, io mi sento vincitrice del festival. Grande Giuni! Sì. Vogliamo ascoltare la canzone, sì. Vogliamo ascoltare subito questa con bellissima piacere. Canzone. Sono qui per questo. Ti ringrazio. Grazie a di te, essere Mara. Venuta qua. Grazie a voi e ti voglio vedere a presto. A presto. Ti posso dire che sei bellissima con questo tuo nuovo look? Grazie, grazie. Ti posso dire? Posso dirlo? Grazie a Crizia. Beh, devo che dire, mi ha vestita a Sanremo, ma devo dire che mi piaci molto, mi piace tutta la tua immagine. Grazie, di adesso. Grazie, finalmente, forse finalmente. Grazie. Giuni Russo, morirò d'amore. Capelli.
contro le ringhiere, con te vicino passo le mie sere, e le parole tue mi sfiorano, quelle parole che emozionato tanto, te lo devo dire. Grazie. E non capita spesso, non capita spesso. È l'amore. L'amore, l'amore, l'amore. Grazie a Giuni Russo. Torna presto da me. A presto. Ci chiameremo fra di noi. TG1 e subito dopo ancora Domenica In. Grazie a Giuni Russo, grazie di cuore.